Ciao a tutti! Continuiamo con le lezioni di letteratura in pillole e oggi facciamo uno tra i più grandi del Novecento, Italo Svevo. Innanzitutto dobbiamo dire che Italo Svevo non si chiamava Italo Svevo, ma si chiamava Aaron Hector Smith ed era austriaco. Suo padre era austriaco di religione ebraica e la madre era triestina. Quando lui nasce nel 1861, Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico. Lui diventerà ufficialmente, diciamo così, italiano soltanto dopo la prima guerra mondiale, nel 1919, all'età di 58 anni. E lui, tra l'altro, durante la prima guerra mondiale non prende posizione né a favore dell'Austria né a favore dell'Italia. Ora, questo non è soltanto così un aneddoto, non è soltanto un po' di gossip, ma è una cosa importante perché condiziona sia la lingua che soprattutto la sua formazione culturale. La lingua perché? Perché lui di fatto non conosceva l'italiano. A casa con la madre parlava il dialetto triestino, per il resto parlava il tedesco. Suo padre lo manda in Germania a studiare, lui lavora quasi 20 anni in una banca viennese, quindi di fatto è madrelingua tedesco. L'italiano lo impara successivamente, lo impara dai libri, dai testi, e proprio per questo la sua lingua è definita, diciamo anche in maniera esagerata, è sciatta e sgrammaticata, perché lui appunto non è italiano e molte cose le prende dalla struttura del tedesco. Non è solo per questo, ma la sua lingua, lui è un autore che non badava molto alla forma ma alla sostanza. Ovviamente agli occhi di D'Annunzio la sua lingua era una vera e propria schifezza. Seconda cosa molto importante che dire dipende dal fatto che lui non era italiano. Visto che era tedesco, ha potuto conoscere, prima di moltissimi altri intellettuali italiani, le grandi opere della filosofia tedesca. Ha potuto leggere Nietzsche prima degli altri, ha potuto leggere Freud prima degli altri. Poi tra l'altro conosce personalmente Joyce, sempre a Trieste, uno tra i più grandi romanzieri europei, e questo è importante per la sua formazione culturale. Suo cognato, il fratello di sua moglie, addirittura nel 1910 va a farsi curare direttamente da Freud, perché tra l'altro erano molto ricchi, e era perché era cocainomane, ed era omosessuale. Per quei tempi purtroppo l'omosessualità veniva vissuta come una malattia da curare con le medicine. Quindi ora passiamo alla produzione. La produzione, lui scrisse molto poco, scrisse fondamentalmente 3 romanzi, anche se poi ha scritto qualche altra cosa, ma le opere più importanti sono i 3 romanzi. Nel 1892 ha scritto Una vita, pubblicato Una vita. Nel 1898 un romanzo intitolato Senilità e nel 1923 il suo grande capolavoro La coscienza di Zeno, dopo 25 anni. Perché? Perché ci mette 25 anni tra i primi due e il terzo? Perché i primi due romanzi non hanno assolutamente successo, sia per quel discorso della lingua di cui parlavamo prima, ma anche perché l'Italia, diciamo la cultura italiana di fine Ottocento, era monopolizzata dalla figura di Gabriele D'Annunzio, che parlava in maniera pomposa, a tratti anche esagerata, e parlava di un'Italia vincente, di un'Italia aggressiva, anche violenta. E siccome i primi due romanzi non hanno successo, lui per 25 anni non pubblica più. Dopo la guerra cambia tutto, perché dopo la guerra non si può proporre sempre l'immagine dell'Italia vincente, aggressiva, perché l'Italia, sebbene vincitrice, è uscita a pezzi dalla prima guerra mondiale. Lui tra l'altro opponeva all'Italia d'Annunziana, opponeva un'Italia tra virgolette malata, proprio per questo non ha successo. Perché malata? Perché secondo Svevo tutti gli uomini moderni sono malati e questa malattia secondo lui si chiama l'inettitudine, infatti i suoi personaggi sono gli inetti. Chi erano gli inetti? Gli inetti sono tutti coloro i quali
come gli uomini moderni pensano, penso ma non agisco. L'uomo moderno è tutta testa, tutto pensiero, tutta razionalità e non è istinto, non è passione. Già, questa è la stessa, diciamo, dicotomia che era stata introdotta da Nietzsche, che Svevo conosce bene. Nietzsche è un Nietzsche completamente diverso rispetto a quello di D'Annunzio, che punta l'attenzione sul superuomo. Tutti sono malati, secondo Svevo, solo che alcuni sanno di essere malati, alcuni non lo sanno e pensano e si illudono di essere sani. Il simbolo della malattia è appunto l'inettitudine. I personaggi di Svevo, appunto, dei tre romanzi sono degli inetti, solo che non sono tutti uguali. Il primo è Alfonso Nitti ed è il protagonista del romanzo Una vita. Ed è un inetto che non si adatta alla vita, diciamo così, e quindi alla fine si uccide. Il secondo, il protagonista di Senilità, è Emilio Brentani. Anche lui è un inetto, solo che c'è un piccolo cambiamento, alla fine non si uccide. Poi abbiamo detto, per 25 anni non scrive. Poi ritorna a scrivere durante la Prima Guerra Mondiale, perché la ditta del suocero Veneziani, nella quale lui lavorava, viene requisita dai, a Trieste sempre ovviamente, viene requisita dagli austriaci perché in mano agli italiani. E quindi lui di fatto perde il lavoro e avendo del tempo libero si dedica alla sua vecchia passione, alla scrittura. Solo che nel frattempo sono successe tante cose, sia dal punto di vista storico, la rivoluzione d'ottobre, la Prima Guerra Mondiale, tantissime altre cose, sia dal punto di vista culturale, perché nel frattempo è nato il romanzo novecentesco, che è un romanzo completamente diverso dal romanzo ottocentesco. Lui appunto nel frattempo aveva letto Nietzsche, Freud, Joyce, tante cose. Il romanzo novecentesco innanzitutto è un romanzo fortemente soggettivo e non come quello dell'Ottocento, dei naturalisti francesi, era tutto scientifico e tutto oggettivo. Poi, seguendo Joyce, il romanzo viene fuori attraverso il flusso di coscienza, cioè dire, senza filtri, senza razionalità, il narratore dà vita a tutto ciò che ha dentro, in maniera istintiva e anche senza ordine cronologico. Il romanzo ottocentesco, come per Diavolo, Messi Sposi, Malavoglia, era narrato sempre seguendo l'ordine cronologico. Nel romanzo novecentesco l'ordine cronologico salta, e così è la coscienza di Zeno. E non c'è una vera e propria trama, e non c'è l'eroe alla Renzo dei Promessi Sposi. Zeno non è un eroe, anzi è un antieroe, è un malato, è un nevrotico. Il protagonista è appunto Zeno Cosin, un personaggio fortemente autobiografico, perché è un uomo d'affari, triestino, nevrotico, che ha un brutto rapporto col padre, praticamente Svevo, che per curarsi dalle sue nevrosi, lui zoppicava, era una malattia psicosomatica, va in cura dal dottoresse. Dietro questo dottoresse alcuni hanno ipotizzato che si potrebbe nascondere Sigmund Freud, però insomma, è un'ipotesi. Poi però, siccome lui dice che non si può guarire, cioè la terapia serve per conoscere l'uomo, ma non per guarire, perché appunto siamo tutti malati, a un certo punto abbandona le sedute e non lo paga. Il dottoresse si vendica e pubblica i resoconti delle sedute. Infatti gli otto capitoli rispecchiano otto sedute differenti, nelle quali Zeno affronta dei problemi, insomma, il padre, la morte del padre, l'ultima sigaretta, il matrimonio, solo che non sono narrati in ordine cronologico, così appunto seguendo il flusso di coscienza e seguendo un tempo interiore. Cosa vuol dire un tempo interiore? Che alcuni episodi che avvengono in 20 anni vengono narrati in poche pagine, alcuni episodi che invece accadono in poco tempo vengono narrati in più pagine, proprio perché
seguendo il flusso di coscienza e seguendo il tempo interiore, soggettivo. I capitoli più importanti sono lo schiaffo, la morte del padre e il fu. Lo schiaffo, lui da nevrotico, descrive la situazione in maniera del tutto soggettiva. Quando il padre sta per morire, alza la mano e poi la mano cade e lo sfiora. E lui immagina e racconta di essere stato colpito. E quindi qua c'è tutto freudianamente il rapporto col padre. E tutti gli altri. Scusate, e poi l'altro capitolo importante è la sigaretta. La sigaretta è il simbolo dell'inettitudine. Lui vorrebbe smettere di fumare, si illude di poter smettere di fumare, ma siccome è un inetto non ci riesce. Solo che è un inetto positivo, perché siccome tutti sono malati, molti non lo sanno, lui sa di esserlo, la sua inettitudine è la presa di coscienza della malattia. E quindi guarire, siccome non si può guarire perché siamo tutti malati, guarire vuol dire diventare come tutti gli altri, cioè fingere di essere sani. Non so se mi sono spiegato, il discorso è un po' complicato. Quindi l'inettitudine è quasi il tratto distintivo, è come la maschera di Pirandello, tutti la indossiamo, solo che alcuni si illudono e pensano di essere liberi, altri lo sanno. Quindi l'inetto sa di essere malato, almeno si differenzia da. Non ve ne andate perché vi devo dire tre cose importanti. Numero uno, nel 2020 ho pubblicato La storia raccontata ai ragazzi. Nel 2022 L'impero romano raccontato ai ragazzi. Sono libricini piccoli che narrano le vicende storiche, spero chiare come le faccio io e spero semplici. Numero due, nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate tutti i riassunti delle lezioni vecchie. E potete scaricarli in PDF gratuitamente, senza login e senza niente. Numero 3, c'è un gruppo Facebook, Le lezioni di Adriano Di Gregorio. Chi di voi volesse contattarmi, con grandissimo piacere. Ciao a tutti!